Cari amici, ben ritrovati. Allora, parliamo di futuro, ma non facciamo un totonomi, perché è inutile fare il totonomi. Il totonomi lo fanno tutti, quindi se volete un totonomi potete andare su tutti i giornali, su tutti i siti web, eccetera, e lì troverete tutto quello che aggrada la vostra curiosità di sapere le posizioni del Gran Premio Milan, no? Quindi chi c'è in testa adesso, chi c'è in testa dopo, De Zerbi, Fonseca, Van Bommel, vabbè, e compagnia cantante. E oggi io voglio presentarvi un mio pensiero legato al fatto di analizzare cosa servirebbe al Milan, cosa secondo me servirebbe al Milan, che tipo di allenatore servirebbe al Milan. Io voglio essere molto chiaro in questo senso. Dal mio punto di vista, il Milan quest'anno ha pagato paradossalmente una fase di transizione che non si è mai compiuta. Adesso dirò una cosa un po' osé, ma sono convinto che se Pioli avesse avuto la possibilità di allenare un altro anno il Milan, avrebbe fatto tesoro di tutte le cose che quest'anno non sono andate bene, di ciò che non ha funzionato, che poi fondamentalmente si riconduce a due elementi. Il primo è la mancanza di personalità da parte di tutti nelle partite importanti, e quindi il saper affrontare gli eventi, le partite, saper gestire la pressione, essere determinanti nelle partite determinanti. E il secondo aspetto è quello della fase difensiva, ovviamente. Una fase difensiva che ha sofferto non solo per le prestazioni dei singoli, che sono poi ingiudicabili alla fine dei conti, perché come si fa a giudicare la stagione di Tomori, di Ciao, di Calabria, di Kier, di Teo, di Maignan da un punto di vista difensivo? Non lo si può fare, perché sono stati sempre esposti a tutti gli attacchi delle squadre avversarie. E quindi il problema nasce dalla costruzione della squadra e da come poi Pioli ha cercato questa evoluzione, ha cercato di trasformare il Milan da squadra di contropiede a squadra di possesso senza trovare i giusti equilibri, e non è riuscito a farlo perché a un certo punto ha capito, per parole sue, la famosa frase, no? È meglio che facciamo un gol più degli altri, il Milan deve fare un gol più degli altri perché è meglio così. La famosa frase ci rimanda a un non essere stato in grado di trovare il giusto equilibrio, il giusto compromesso tra la fase offensiva e la fase difensiva, che poi fondamentalmente è il segreto di Pulcinella che rende le squadre forti e soprattutto che ti porta poi a vincere le competizioni, perché senza quello no gesé, non si vincono le coppe, non si vincono i campionati, non si vince niente. Ecco, partendo da questo, c'è da dire che il problema del Milan non è stato solo un problema legato alla fase difensiva intesa come problemi a centrocampo. Milan ha avuto problemi in tutte le fasi, perché anche il lavoro chiesto agli attaccanti di un continuo e incessante duello individuale contro gli avversari alla fine li ha stancati, perché gli veniva chiesto una fase offensiva sempre predominante, e poi nel momento in cui bisognava difendere c'erano tantissime porzioni di campo da coprire, una squadra sempre abbastanza lunga e distanze tra i vari giocatori, non solo tra i reparti, ma tra i vari giocatori, che non sono mai state corrette. Ed è anche questo un problema, il problema del fatto che il Milan, da un punto di vista di gioco, non ha mai offerto prestazioni di altissimo livello, proprio perché il gioco non c'era fondamentalmente. Il gioco si riduceva a tutta una serie di duelli individuali e di battaglie che dovevano essere vinte. Ecco, detto questo, quello che mi aspetto io dal prossimo allenatore del Milan è fondamentalmente l'accoppiata tra valorizzazione dei giocatori e una sistemazione dell'organizzazione di gioco, e quindi di conseguenza anche del problema della fase difensiva. Il discorso della valorizzazione è un discorso che si lega a quello che dicevo fino adesso, cioè come facciamo noi a valutare dei giocatori che sono stati esposti a questo tipo di situazione? Fatto salvo che questo è un problema che si troverà anche il prossimo allenatore, perché è ovvio che questa squadra non verrà nuovamente rivoluzionata, questa squadra verrà probabilmente puntellata, ma resteranno problemi di centrocampisti con un certo tipo di prerogativa, che è quella di andare in avanti, con dei difensori istruiti a aggredire in avanti. E quindi intanto la prima cosa da fare è valutare i giocatori, valutare la rosa e capire chi può essere adatto al gioco del nuovo allenatore e come disporli in campo nel miglior modo possibile. Cioè il miglior modo possibile è quello di avere
un gioco che possa essere per lo più equilibrato e che possa valorizzare determinate caratteristiche. Ci sarà bisogno di inserire dei giocatori a centrocampo, questo ormai l'abbiamo capito tutti, ci sarà bisogno di trovare un centravanti, anche il tipo di centravanti poi dovrà rispondere a quelle che sono le esigenze del nuovo allenatore. E poi il discorso dell'equilibrio, cercare di dare a questa squadra una serie di istruzioni chiare e dei ruoli ben definiti per ai vari giocatori. Basta con questa storia del calcio fluido, basta con questa storia del calcio dove ogni giocatore può fare quello che vuole. Non siamo l'Olanda del 74, dove per inciso questa cosa accadeva, ma accadeva in un modo molto organizzato, insomma chi conosce la storia lo sa. Basta con queste alchimie tattiche che sono prerogativa poi di situazioni di sbilanciamento come quelle che abbiamo visto quest'anno. Io non voglio precludere nel mio Milan, che ovviamente non è il loro, perché io vorrei Antonio Conte, vorrei allenatore di un certo profilo, ma non voglio precludere l'arrivo di giocatori, di allenatori magari anche giovani, magari anche con delle idee, a patto che, faccio il nome di De Zerbi ovviamente, a patto che siano intelligenti e che possano capire che il laboratorio e l'esperimento va bene, ma va bene fino a un certo punto, perché il Milan è una squadra che deve ottenere dei risultati e quindi non si può più essere in balia degli eventi, non si può più essere in balia delle correnti avversarie, è necessario riportare organizzazione e disciplina in questa squadra. E poi ovviamente sarebbe interessante anche portare un po' di mentalità, ma questo parte dalla dirigenza e quindi lì purtroppo a cascata sembra che non siamo messi benissimo. Ma ad esempio se arrivassero dei giocatori anche un po' più di esperienza, che a quanto pare non appartengono, ecco, alle idee dei dirigenti su come fare mercato, ma magari potrebbe anche arrivare qualche giocatore svincolato, qualcuno che porti un po' di leadership, un po' di mentalità, un po' di trasmettere come si affrontano certe partite e certe situazioni. Quest'anno purtroppo è mancato anche questo. È mancato anche nei giocatori, ovviamente io non mi riferisco solo ai nuovi, è mancato anche nei giocatori che c'erano già questa cosa. Quindi la revisione che va fatta è una revisione globale e a capo di questa squadra deve essere messo, secondo me, qualcuno che riporti ordine e disciplina. Questo è fondamentale. Ecco perché io ho spinto molto per allenatori come Conte, come Sarri, che hanno modi di giocare diversi, ma che hanno un certo tipo di cultura sportiva, un certo tipo di modo di affrontare le cose, un certo tipo di capacità di trasmettere educazione ai giocatori. Si parla molto di De Zerbi in queste ore. De Zerbi è sicuramente un bravissimo insegnante di calcio. Lo si è visto subito perché la sua mano si vede subito, l'impronta si vede subito sulle sue squadre. Ma è anche uno che predilige un certo tipo di calcio. Per farlo al Milan avrebbe bisogno di alcuni giocatori e avrebbe bisogno anche, come dicevo un attimo fa, di ricondursi nella dimensione giusta, cioè nella dimensione di una squadra che dovrebbe, purtroppo uso il condizionale, avere come obiettivo quello della vittoria, quello del competere per vincere le cose. Quindi la scelta dovrà essere fatta in maniera ponderata, l'analisi e la valutazione sulla rosa dovranno essere fatte in maniera ponderata, proprio perché il rischio di proseguire su questa strada c'è con alcuni allenatori che vengono descritti e poi c'è anche il rischio di alla lunga stufare i giocatori, cioè io credo davvero che molti elementi della nostra rosa non ne possano più di un certo tipo di calcio, non ne possano più di un certo tipo di proposta e di un certo tipo di richieste. Quindi io vorrei un allenatore normale, cioè vorrei un allenatore bravo, forte, che con le sue idee, ma queste sue idee devono coniugarsi con la necessità che ha questa squadra di rimettersi un attimino in ordine. Questo è il mio pensiero e qual è il tuo? Scrivilo qui sotto nei commenti. Grazie.